Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca e ovviamente ci occupiamo dell'efferato delitto che si è consumato a Chieti Scalo nella notte tra sabato e domenica scorsi. Un diverbio per futili motivi sarebbe questo il movente che ha causato la morte di Fausto Di Marco, musicista quarantenne raggiunto da un colpo alla gola che gli è stato fatale appunto nella notte tra sabato e domenica scorsi davanti ad un locale di Chieti Scalo. Ad essere accusato di omicidio volontario un 24enne rintracciato grazie ad una testimone oculare. Vediamo. Un omicidio consumato su marciapiede, 35 i testimoni ascoltati dalla questura di Chieti. È stato proprio grazie alla collaborazione di chi ha assistito alla scena che si è giunti al fermo che ha visto Emanuele Cipressi, 24 anni, essere arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima, trovata dai soccorritori in una pozza di sangue, è Fausto Di Marco, quarantenne musicista che sabato notte si trovava a suonare nel circolo privato I Tre Assi di Chieti Scalo, zona università. A pochi metri, il luogo del delitto consumato con un corpo tagliente che secondo gli investigatori potrebbe essere stato quello di una bottiglia di vetro rotta che ha reciso la carotide rendendo impossibili i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione tra i due sarebbe nato un diverbio per un apprezzamento rivolto dalla vittima ad una ragazza. Di seguito poi l'aggressione per mano del 24enne finita in tragedia. Sul posto sono intervenuti il PM Giancarlo Ciani, il questore Vincenzo Feltrinelli e gli uomini della squadra mobile coordinati dal vice questore aggiunto Francesco Costantini. La svolta nelle indagini arriva grazie ad una super testimone, la donna per la quale è scoppiato il diverbio fra i due. È stata lei a presentarsi dai carabinieri nel primo pomeriggio di domenica per raccontare tutti i fatti, facendo scattare le manette per Emanuele Cipressi. Una notte rumorosa e agitata quella dell'omicidio, testimoniata dalle telefonate effettuate dai residenti alle forze dell'ordine, almeno 4, iniziate poco dopo l'1. Una situazione frequente, raccontano gli abitanti della zona, in possibile dormire a causa degli schiamazzi che fino alle prime ore del mattino rendono difficile la vita dei residenti. Fuori dal circolo, posto ora sotto sequestro dagli inquirenti, infatti, si creavano gruppi di persone che, non curanti dell'ora, proseguivano la serata con urla e schiamazzi fuori dal locale. Stamattina un cumulo di bottiglie di vetro e bicchieri abbandonati. Sul luogo del delitto, mazzi di fiori e biglietti dedicati a Fausto, la comunità dei musicisti si dice sconvolta per un fatto che ha coinvolto un ragazzo conosciuto da tutti come buono e innocuo, amante della musica e del teatro e molto attivo nelle iniziative artistiche della città. E su questa vicenda, sulla morte di Fausto Di Marco, è intervenuto anche il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, che ha anche risposto alle polemiche circa l'orario di chiusura dei locali notturni. All'indomani dell'omicidio avvenuto fuori da un locale, per futili motivi si aprono le polemiche sulle ordinanze nei confronti delle attività commerciali che somministrano alcolici fino a tarda notte. Una situazione lamentata da mesi dai residenti di Via Pescara, che oggi apre la questione delle ordinanze nei confronti degli orari di chiusura per questioni di sicurezza. A rispondere il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio. Non si può ascrivere alla movida la responsabilità di un fatto di sangue così grave e quindi sicuramente non possiamo mettere insieme le due cose. Ovviamente la presenza sempre maggiore di persone richiede che ci sia una maggiore attenzione, in primis da parte delle forze dell'ordine che sono tenute a far sì che il territorio sia controllato e quindi le forze dell'ordine che so avere problemi però di personale, di risorse, sono le prime che debbono intervenire. Poi c'è una serie di controlli che anche il comune può fare. Di queste lamentele in realtà in comune ne erano arrivate, ma non per quel luogo e noi abbiamo mandato i vigili urbani a controllare. Adesso chiaramente dobbiamo fare qualcosa in più. Quel qualcosa in più è far crescere nella coscienza delle persone la consapevolezza che la movida è una cosa che serve anche alla città, ma non si può in nome della movida sopportare che ci siano schiamazzi, ubriachi, drogati che vanno in giro per Chieti. Nel caso specifico tutti i locali possono rimanere aperti fino a notte inoltrata perché sino al 2004 e prima che intervenisse una norma che ha liberalizzato gli orari, l'orario massimo di apertura dei locali a Chieti era alle 3 della notte, con limitazioni all'1 quando le attività venivano fatte all'esterno. Oggi non esiste più questa limitazione, esiste ancora una limitazione per le manifestazioni che si fanno all'esterno con musica ed altro, ma non siamo alla caccia alle streghe nei confronti dei locali. Dobbiamo pretendere che ci sia maggiore attenzione da parte di tutti, forze dell'ordine, esercenti, comune.
Due sorelline, una di 8 anni, l'altra di appena 3 mesi, sono finite in ospedale a Pescara in seguito ad un incidente stradale avvenuto attorno alle ore 12 a Scapa, lungo la provinciale 63, nei pressi dell'incrocio con la Tiburtina. Le bimbe viaggiavano a bordo di una vettura insieme ai genitori, un 31enne ed una 22enne, entrambi di origini albanesi ma residenti a Montesilvano. La vettura, guidata dal 31enne, in seguito allo scoppio di uno pneumatico si è schiantata contro il muro di recinzione di una proprietà privata. Sul posto è intervenuto il 118 anche con l'ausilio dell'eliambulanza e le bambine sono state trasportate in ospedale a Pescara. La bimba di 8 anni avrebbe riportato lesioni lievi, mentre le condizioni della piccola di 3 mesi sarebbero più critiche. E poi ancora, si è chiuso con 3 condanne davanti alla Corte d'Assise di Chieti il processo per la morte di Francesco Pio Spinelli, il bambino di 3 anni travolto e ucciso da un treno nel tardo pomeriggio del 24 maggio del 2014 nei pressi della stazione San Marco di Pescara. La madre, Loreta De Rosa, inizialmente accusata di abbandono di minore, reato derubricato in omicidio colposo, è stata condannata a 3 anni di reclusione. 3 anni e 6 mesi di reclusione invece sono stati inflitti al padre della vittima, Virginio Spinelli, e il nonno, Cristoforo Spinelli, questi ultimi accusati di concorso in omicidio colposo. Il pubblico ministero Andrea Papalia aveva chiesto la condanna per ciascuno degli imputati a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il bambino, secondo l'accusa, si allontanò da casa attraverso un varco nella recinzione e raggiunse i binari dove sopraggiungeva un treno regionale che era partito da Roma Tiburtina. Secondo la difesa si trattò di un incidente che si sarebbe potuto evitare se le Ferrovie dello Stato avessero predisposto una adeguata protezione dei binari, mentre secondo il PM Papalia alla base dell'accaduto vi fu una clamorosa distrazione della madre che avrebbe dovuto sorvegliare i figli più piccoli. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Ancora la cronaca: fiamme improvvise ieri sera nel cantiere della scuola media Michetti di Francavilla al Mare, attualmente chiusa per lavori. Poco dopo le 20:30 una passante ha notato fumo uscire da una finestra, così ha allertato immediatamente i vigili del fuoco arrivati da Chieti. Il rogo sarebbe partito per cause ancora poco chiare dalla stanza adibita ad archivio. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a circoscrivere l'incendio, evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Sul posto è arrivato il sindaco Antonio Luciani, che ha allertato la dirigente scolastica Daniela Bianco e l'impresa che sta conducendo i lavori di ristrutturazione. Al momento non è ancora chiaro se l'incendio sia di matrice dolosa. Nel corso della giornata sopralluoghi si sono svolti per capire meglio da dove si siano innescate le fiamme. Ancora senza chiarezza il destino dei lavoratori della Burgo questa mattina a Chieti. La questione è stata discussa nel corso del Consiglio Comunale tra polemiche e scontri. Ancora scontri sul caso Burgo. La seduta di Consiglio Comunale a Chieti diventa l'arena di accuse tra il consigliere PD Alessandro Marzoli, che ha posto attenzione sulla questione dei lavoratori rimasti senza occupazione e senza notizie sul futuro, e la maggioranza, che accusa la Regione Abruzzo di aver rimandato più volte gli incontri richiesti. Ci auguriamo che da questo tavolo scaturisca un qualcosa di positivo. Naturalmente vogliamo e attendiamo qual è la volontà della ex Burgo. Io penso che il sindaco sia stato estremamente esaustivo nella sua risposta in consiglio, perché è ovvio che oggi c'è un vincolo su quell'area. È altrettanto, penso, visibile anche dagli atti che abbiamo portato in consiglio che la volontà del comune è quella di ricollocare i lavoratori, i quali ci hanno chiesto maggiore attenzione. Il sindaco Di Primio esca dalla timidezza, esca dal nascondersi dietro i problemi quotidiani e soprattutto facendo la cronistoria del passato, e agisca. C'è bisogno di azione affinché dopo 8 anni la questione degli ex dipendenti Burgo venga risolta. A restare nel mezzo sono loro, i lavoratori rimasti senza ammortizzatori sociali e senza un destino definito. Diciamo che ci sono molte ombre che dovrebbero essere dissolte. Tra questi gli interessi di alcuni imprenditori che sinceramente in queste discussioni non figurano mai e di cui non, diciamo, possiamo solo
spaventare, possiamo solo immaginare chi possano essere, però sono nomi che non vengono mai fatti, ci sono degli interessi che a seconda di qualcuno sembra essere di social housing, cioè di edilizia residenziale a favore di alcuni di questi imprenditori a discapito dei lavoratori che avevano tutto il diritto di reinsediarsi in quel territorio, perché c'erano degli accordi di programma che stabilivano che dovevano essere ricollocati in quell'area. In occasione della festa del patrono San Cetteo, a Pescara questa mattina si è tenuta la cerimonia solenne di consegna dei Ciattè d'Oro, fra i premiati anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Presenze speciali a Palazzo di Città a Pescara per la festa di San Cetteo. Oltre alle benemerenze del Ciattè dei Delfini d'Oro, nel Palazzo del Comune c'è stata anche la presenza di Pescara del Tronto, la frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, colpita dal sisma del 24 agosto scorso, per la quale l'amministrazione del capoluogo adriatico ha avviato una raccolta fondi. Sul fronte dei premi sono stati 6 Ciattè d'Oro, di cui 2 alla memoria, mentre sono stati 2 i Delfini d'oro individuati dalla Commissione dei Saggi. Il Ciattè d'oro se lo sono aggiudicati Gabriella Albertini, professoressa, Sandro Santilli, ex provveditore agli studi, Giacomo D'Angelo, sindacalista e saggista, Renato Minore, scrittore, giornalista e poeta, Ciattè alla memoria, Pari De Pozzi, architetto, e Restituto Ciglia. I Delfini d'oro sono andati invece a Enrico Moretti, comandante della Direzione Marittima di Abruzzo e Molise, e a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Presidente, domani ci sarà questa importante conferenza stampa al CONI a Roma per parlare di questa querelle con il Comune per le Olimpiadi, e lei ha detto parlerò domani, ma il pensiero del CONI è quello che probabilmente è un errore non fare le Olimpiadi a Roma. Il pensiero del CONI e di tutto il mondo dello sport è che è un grandissimo errore non quello di non fare le Olimpiadi a Roma, quello di non continuare a sperare di poterle fare, di candidarsi, che è la realtà. E forse questa è una cosa che oramai è sfuggita a tutti. E quindi qui non si tratta di decidere di organizzare o no un evento, si tratta di spegnere il sogno di poter realizzare qualche cosa che è molto diverso, forse anche peggio. Il Comitato per il No al referendum del centrodestra è al lavoro e questa mattina sono state illustrate le iniziative a sostegno appunto del No, prevista la presenza in Abruzzo di numerosi esponenti politici nazionali. Il Comitato per il No continua a lavorare in vista del referendum pagano, l'obiettivo è fare fronte comune, in questo caso nel centrodestra. Certo, abbiamo già costituito nel mese di luglio un Comitato per il No che comprende oltre a Forza Italia anche Lega Nord, che qui si presenta con la denominazione di Noi con Salvini, e Fratelli d'Italia. Oggi noi innanzitutto annunciamo la nomina del responsabile per il referendum qui in Abruzzo, l'onorevole Di Stefano, e soprattutto indichiamo un calendario di appuntamenti molto ricco per l'Abruzzo, nel quale noi naturalmente faremo di tutto per raggiungere il maggior numero di cittadini e convincerli per il no, spiegare loro che questa è una riforma dannosa e che certamente non avvantaggia i cittadini italiani. Onorevole Di Stefano, voi definite questa riforma una cattiva riforma, perché? Una riforma che non abolisce il Senato ma lo cambia, che non taglia i costi del Senato ma taglia i costi della democrazia, perché di fatto i senatori non verranno più scelti dai cittadini ma verranno scelti da sindaci, da consiglieri regionali. Una riforma che invece aggravia la situazione per il Sud, perché specie sulla sanità sarà un bagno di sangue per le regioni del Sud, perché quando introduce in Costituzione i costi standard ma non introduce in Costituzione anche le prestazioni standard, è evidente che ci sarà sempre più una divisione e una spaccatura tra le prestazioni sanitarie al nord e quelle al sud. Ad Atessa, in provincia di Chieti, sono arrivati al centro di accoglienza i primi migranti scortati dalle forze dell'ordine. Si tratta di 25 giovani uomini di nazionalità eritrea. Contro l'arrivo dei migranti ha manifestato il comitato Atessa agli Atessani e circa 30 cittadini. Contestano il fatto che si stiano ospitando persone che non provengono da aree di guerra. Ascoltiamo le parole del vice sindaco di Atessa, Vincenzo Pellegrini, nell'intervista realizzata da Vestina News.
Noi al momento siamo a conoscenza che il nostro centro deve ospitare solo 25 che sono arrivati ieri. Per gli ulteriori 25 fino a questo momento non abbiamo nessuna conferma da parte della prefettura. Questo purtroppo è un problema che va comunque gestito. Noi come amministrazione comunale non è che possiamo avere e non abbiamo facoltà di impedire questo modo di gestione che è di diretta competenza della prefettura e quindi del Ministero dell'Interno. Oltre a questo io credo che comunque non ci si può girare dall'altra parte, bisogna gestire questo problema e quindi credo che noi dobbiamo fare il possibile per fare in modo che la gestione di questo problema non arrechi danni e preoccupazioni a volte ingiustificate nella popolazione. Quindi noi saremo vigili su come verrà gestita tutta la gestione, scusate il bisticcio di parole, della problematica. Saremo sempre presenti nei tavoli della prefettura con Sua Eccellenza il prefetto per appunto garantire che il tutto si svolga in maniera meno indolore possibile da parte di tutti, ma allo stesso tempo siamo responsabili, siamo amministratori responsabili e sappiamo e capiamo benissimo che è un problema che va gestito. Torna all'Aquila nel fine settimana in 5 piazze della città la campagna informativa promossa dalla Protezione Civile Nazionale. Io non rischio. I tragici eventi del sisma del centro Italia hanno riportato drammaticamente di attualità la necessità dell'esistenza del piano di protezione civile comunale che dal 2015 è attivo anche al comune dell'Aquila. Purtroppo abbiamo avuto una pratica attuazione il 24 di agosto. La notte del 24 di agosto alle ore 4 meno 10, la sala operativa, il COC era aperto, c'erano tutti i responsabili di funzione e abbiamo avuto modo di sperimentare sul pratico la funzionalità di questo piano e non possiamo non dirci soddisfatti perché ha funzionato in maniera molto regolare e sin dalle prime ore le nostre associazioni di volontariato erano già presenti sul campo ad Amatrice e negli altri posti. Nel weekend intanto nelle piazze della zona est e della zona ovest del capoluogo si svolgerà l'iniziativa Io non rischio, promossa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile. Allora, sabato e domenica ci sarà un'iniziativa nazionale che viene promossa direttamente dal Dipartimento. Il Comune dell'Aquila fornisce il suo supporto, ma i veri protagonisti sono i volontari e la cittadinanza. Infatti la cittadinanza è invitata ad incontrare i nostri volontari in 5 piazze. Le piazze sono Piazza Duomo, dove sarà presente la Gran Sasso Soccorso, la Fontana Luminosa dove ci saranno i gruppi alpini, all'Aquilone saranno presenti il gruppo della Cives e della VAPC, a Tempera ci sarà il gruppo di Tempera e a Coppito la Proloco di Coppito. Questo perché? Perché in questa maniera cercheremo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e tutti quanti potranno ricevere indicazioni in merito e buone pratiche di comportamento per il rischio sismico, il rischio alluvione e per il maremoto. Quindi se non si può eliminare completamente il rischio dei territori in cui viviamo, sicuramente sapere in modo corretto come comportarsi e quelle che sono le migliori pratiche da mettere in atto, sicuramente questo facilita e rende più sereno il rapporto tra noi e l'ambiente circostante. E ora la pagina dello sport, parliamo di Serie A e di Pescara perché nel pomeriggio la squadra di Massimodo è tornata a lavorare al Mastrangelo di Montesivano per preparare il match di sabato prossimo alle 18 contro la Sampdoria, una partita nella quale mancheranno Manai, Ghiomber e lo squalificato Zampano, molto difficile il recupero di Pepe mentre il francese Baybeck si candida ad una maglia da titolare e tra i compagni di reparto avrà sicuramente Gianluca Caprari che ha parlato così dell'attuale momento del Delfino. Gianluca Caprari, allora arrivata la sosta di campionato ma già si pensa alla gara con la Sampdoria, c'è gran voglia di regalare ai tifosi questa prima vittoria della stagione almeno sul campo? Sì, è quello che è il nostro obiettivo, ci alleniamo ogni giorno per questo motivo, ci manca la vittoria e
abbiamo fatto partite in cui dovevamo andare a casa con i 3 punti, ma non l'abbiamo ottenuti. Penso che prima arriva la vittoria, poi ci sbloccheremo. 7 partite, 6 punti in classifica, 3 conquistati sul campo. Vi aspettavate qualcosa in più? Oppure diciamo, con questo inizio di campionato così difficile, con questo calendario così in salita, può andare bene così? No, io mi aspettavo qualcosa di più, ma per quello che abbiamo espresso in campo, ecco. Con l'Inter dovevamo vincere, penso, con il Napoli anche avevamo la partita in mano. Abbiamo buttato via dei punti che forse con un po' più di esperienza non succedeva. Gianluca Caprari, già andato a segno in questo campionato, stai facendo bene, tra l'altro in un ruolo non tuo, quello di attaccante, di punta centrale. È soddisfatto per quanto riguarda il rendimento personale? Ma soddisfatto no, ero partito alla prima partita dove ho fatto subito gol, quindi in queste ultime partite non l'ho fatto, mi manca fare i gol e soprattutto gli assist, ecco. Quindi cercherò di fare di più per la squadra, perché è quello che meritano tutti. Tra qualche giorno ci sarà questa gara con la Sampdoria, anche se manca ancora un po'. Vogliamo un attimo brevemente entrare un po' nel discorso della gara di sabato prossimo. Sampdoria, squadra che non ha iniziato benissimo il campionato, tra l'altro ritroverete anche un vostro ex compagno Torreira. Sì, è comunque una squadra che gioca molto bene a calcio. Hanno quei 2 davanti e sono fortissimi, ma nell'organico sono una buona squadra, ecco. Dovremmo fare una partita come sempre, cercare di giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite, esclusa l'ultima dove abbiamo un po' toppato a livello di squadra, ma non c'è un problema da ponersi. E ora la Lega Pro anche per il Teramo, dopo il pareggio con il Padova per 0-0 di sabato scorso. È stato un lunedì di ripresa degli allenamenti in una settimana particolarmente delicata, non fosse altro che per il fatto che sabato prossimo la squadra di Nofri giocherà sul campo di una delle squadre più attrezzate alla vittoria del torneo, nonché una delle più blasonate, ovvero il Venezia di Filippo Inzaghi. E anche il pensiero dei giocatori Petrella e di Paolo Antonio è rivolto proprio al match di sabato prossimo. Mi sento sicuramente meglio, anche perché comunque stando lontano dai campi per un mese un po' di fatica l'ho percepita anch'io, però ringrazio il mister che comunque non mi ha dato anche questi 20-30 minuti di spezzone in queste ultime partite per comunque farmi acquisire un po' di corsa, un po' di fiato e magari buttarmi dentro nelle prossime partite. Chiaramente il sabato sera, la domenica mattina quando leggi la classifica, vedi sempre lì giù, non è facile. Però comunque la testa tutte le settimane è sempre per fare una grossa prestazione il sabato e per portare a casa la vittoria. Chiaramente adesso sono arrivati poche vittorie, però comunque continuiamo questo trend positivo che comunque ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ci prendiamo il pareggio e sicuramente andiamo a Venezia con buoni stimoli, perché comunque è una partita bella da affrontare. A mio avviso piace che arrivi subito sabato, perché comunque affrontare il Venezia e giocare in quello stadio a me personalmente piace, non poco che aspetto la partita di sabato, anche perché se avessimo dovuto incontrare qualche squadra, piccola squadra sabato, magari qualche calo di concentrazione ci può stare, però cioè, subito una bellissima partita e quindi andremo lì a col coltello fra i denti. Affrontare il Venezia le idee devono essere chiarissime, la voglia tantissima, bisogna lottare su ogni pallone per cercare di portare a casa punti e questa deve essere la nostra forza. Andiamo ora in Serie D, dove la squadra del momento è senza dubbio la Vastese, 3ª vittoria consecutiva, peraltro nello scontro diretto, scontro al vertice sul campo del Matelica, vittoria per 2-0 e primato condiviso con l'Agnonese, il servizio. Va alla Vastese lo scontro al vertice del girone F. Al Giovanni Paolo II di Matelica i ragazzi di Colavitto si impongono con il più classico dei risultati al termine di una gara non semplice, ma che i biancorossi hanno interpretato al meglio. Per gli aragonesi resta il primo posto in classifica, a braccetto con l'Olimpia Agnonese, ma soprattutto la consapevolezza di poter recitare in questo torneo un ruolo di primo piano. La squadra di Colavitto scende in campo quasi al completo, l'unica defezione è quella del difensore, capitano
Pallocca, sostituito dall'ultimo arrivato Bartoli, che lascerà poi il segno nel Matelica assenze pesantissime con il forfè del bomber ex Pescara Vincenzo Esposito e del centrocampista Borgese. Si comincia davanti a spalti gremiti con numerosa e calorosa rappresentanza vastese. La formazione ospite in maglia biancorossa per dovere di ospitalità inizia in modo prudente con i locali a cercare di fare subito la partita, ma con i portieri praticamente mai seriamente impegnati. All'ottavo, prima emozione di marca locale con un cross dalla sinistra di Pera per Degano, che viene anticipato al momento della conclusione da Campanella. Al 17esimo arriva la risposta della Vastese con Prisco, che dopo una buona azione personale mira all'angolino con Marcantognini che para. Miracoloso però l'intervento sul capovolgimento di fronte del portiere della Vastese Russo, che con i piedi nega la gioia del gol a Manuel Pera. Al 26esimo lo stesso Pera, lanciato in contropiede, viene affrontato fuori area di rigore da Russo e poi termina a terra con il direttore di gara, che lascia però proseguire andando poi ad allontanare dalla panchina locale il dirigente accompagnatore del Matelica per proteste. Protestano anche i tifosi e i giocatori di casa, ma il fischietto campano dice che non c'è fallo. Al 34esimo punizione di Degano e palla in aria per Galli, che quasi in scivolata conclude debolmente fra le braccia di Russo. Al 42esimo tiro cross di Bartolini con il portiere ospite costretto a respingere con i pugni, ma il dolce arriva nel finale di primo tempo quando Prisco di testa su punizione calciata da Fiore mette alle spalle dell'incolpevole Marcantognini. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio gara e con il Matelica in attacco. Al 7esimo Menzà salva su Baldinini, mentre al 10esimo è Russo a respingere con le mani su conclusione ravvicinata di Pera. I marchigiani attaccano senza quasi soluzione di continuità. La Vastese cerca di sfruttare il contropiede, ma gli spazi per la formazione abruzzese sono ristretti. Al 17esimo per la squadra di casa ci prova ancora Pera, ma la sua conclusione è parata da Russo. Passa qualche istante, Pera crossa al centro dell'area piccola per Galli, che arriva in scivolata con un attimo di ritardo. Al 18esimo Di Maio, già ammonito, tocca forse il pallone con la mano, ma il direttore di gara segna la semplice punizione ai padroni di casa, non andando a sanzionare con il giallo per la seconda volta il giocatore marchigiano. Il finale di gara vede gli assalti disordinati dei padroni di casa, che al 37esimo restano in 10 per il secondo giallo sventolato questa volta a Di Maio per fallo di gioco su Felici. In 10 il Matelica rischia di andare ancora sotto, ma al 40esimo Prisco di testa si divora il 2-0 davanti a Marcantognini. Il finale è ancora una volta dolce, così come era stato nel primo tempo quando Bartoli al 43esimo va a siglare il gol del 2-0 che chiude definitivamente la gara e in maniera trionfale per la squadra del presidente Bolami. E invece nel girone G non è andata bene all'Avezzano, che pur avendo disputato una buona gara ha perso di misura appunto contro la Nuorese 1-0. L'Avezzano esce immeritatamente sconfitto dalla trasferta di Nuoro. La squadra sarda si impone con un calcio di rigore nella ripresa. Il risultato punisce oltre misura la squadra di Pino Tortora, che incassa il secondo stop consecutivo. Ma se una settimana fa col Muravera la prestazione era stata deludente, questa volta i marsicani si sono ben comportati sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone. Due le novità presentate da Tortora rispetto alla scorsa settimana: Besana e Deramo al posto di De Cinque e Persia. Giornata soleggiata e campo in buone condizioni, l'Avezzano approccia bene alla partita e già nei primi minuti si rende pericoloso con lo schema da piazzato. Sassarini libera Aquino, la cui girata è neutralizzata da Frasca. Aquino ha voglia di trovare la prima rete stagionale e ci prova anche dalla lunga distanza, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. La Nuorese fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Lewandowski, che intorno al 17esimo evita il corner su conclusione di Tupponi, smorzata da un compagno. A guastare l'avvio di gara dei marsicani e l'infortunio di Bittaie dopo la mezz'ora, al suo posto Padovani, che si comporterà bene. La Nuorese chiude in crescendo la prima frazione. Al 42esimo si fa notare Mendy, che conclude con il sinistro, ma Lewandowski si distende e sventa. Nel finale punizione di Carta, nel mucchio svetta Go, che dà l'illusione ottica del gol. Per lui c'è però l'esterno della rete. Nella ripresa al secondo minuto ancora Aquino si fa notare da piazzato dopo il tocco di Sassarini. Frasca alza in corner. Attivissimo Padovani, che va in pressing, recupera palla e dopo lo scambio Leto Aquino si propone per ricevere in profondità, diagonale di poco a lato. Frasca
Frasca è nuovamente chiamato in causa dal sinistro da fuori di Leto. Il tecnico nuorese Mariotti cambia, dentro Botti per Mendy, la mossa dà i suoi frutti. Dopo una mischia sbrogliata in uscita da Lewandowski, proprio Botti al 23esimo affronta in dribbling Di Paolo, che con eccessiva foga entra in ritardo sull'avversario. Calcio di rigore che dagli 11 metri viene trasformato dall'argentino Ucha Lopez. Tortora gioca allora la carta di Genova. Il finale dell'Avezzano è generoso ma sfortunato. La bordata di Padomani si stampa contro la traversa. Finisce così 1-0, ma Tortora e i suoi ragazzi possono ripartire dalla positiva prestazione in attesa che gli attaccanti si sblocchino, traducendo in gol la mole di gioco. È tutto per questa seconda edizione del TG6, non perdete questa sera l'appuntamento con replay di Enrico Rocchi in diretta dalle ore 21, si parlerà ovviamente di Pescara dopo la settimana di sosta e proiettandosi verso il match di sabato prossimo con la Sampdoria. Grazie per l'attenzione e buona serata.